Salve ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video. Oggi affronteremo un anello di poco più di 7-8 km, soltanto che ce n'è altrettanti perché da come si può ben vedere dal mio T-Rex, per arrivare fino qua da Montecatini ho percorso la bellezza di quasi 4,5 km. E qui è tutto ripagato perché si cominciano a vedere dei bei paesaggi. Allora, come vi stavo dicendo poco fa, sono arrivato all'inizio del sentiero, soltanto che questo è il sentiero che faremo al ritorno. Praticamente arriveremo da là, perché noi faremo il sentiero per un po' il 32 e poi dopodiché andremo anche al 32A, che è quello che proviene dalle cave. Adesso noi siamo venuti da là in fondo, abbiamo affrontato una notevole salita e bisogna andare avanti per questa direzione qui. Tra non molto ci sarà una svolta a destra che porterà al sentiero, che porterà su. Allora ragazzi, una volta che avete iniziato a salire da dove c'è quell'altro sentiero dove vi ho detto che da lì si tornerà, arrivate a circa 400 metri, trovate questa crocevia a terra e poi vedete anche via di Croce di Fascino. Dovete svoltare qui a destra, è difficilissimo sbagliare perché è segnalato lì vicino al tombino, è segnalato anche qua sul palo. E proseguite per questa strada qui. Adesso vi evito tutto questo tratto qui che è sull'asfalto, tanto non c'è niente di che. Anche perché più avanti sarà molto ma molto wide questo anello, sarà molto divertente e molto carino. Se ci va bene, troveremo anche chi scala le pareti. Eccoci qua, ragazzi. Allora, in pratica, dopo circa 100 metri inizia la strada bianca e dopo ancora inizia proprio il sentiero che sale. E devo dire, ragazzi, che per essere al 28 o 29, ora non mi ricordo neanche, di ottobre, fa veramente caldo come se fossimo a giugno. Veramente stranissima questa cosa. Allora, fatti altri 900 metri, si giunge a questo punto qui. Qui c'è un'abitazione, riconoscete il cancello. Qui l'asfalto non c'è più perché inizia una sorta di strada a cemento e voi dovete prendere a destra dove c'è il sentiero. E già da qui si può vedere bene bene l'autostrada. Là a diritto si vede anche da dove sono venuto io, la zona del Palaterme. Mamma mia quanta strada ho fatto. Vediamo un po' se riesco a zoomare per farvi vedere dov'è il palazzetto. La cupola, ragazzi, che vedete è il palazzetto dello sport. In pratica, ragazzi, dal punto dove andremo a finire questo anello abbiamo percorso un chilometro, cioè un chilometro ci separa inizio e fine sentiero facendo questo bel anello. E vediamo come si prospetta questa giornatina che devo dire è fantastica per essere il 29 di ottobre. Qui inizia il nostro sentiero di oggi. A volte uno pensa devo andare in montagna, salire, salire, 1000 metri d'altezza, 2000. Non importa, basta salire anche un po' in collina per trovare sentieri come questi, con viste mozzafiato. E la giornata prende tutta un'altra piega. Guardate che bello. E dopo altri 400-450 metri, tutta di pura salita, giungiamo al prossimo bivio. E qui incontriamo anche l'entrata con la prima torre di Muzzumano Alto. Allora, qua dice che
un'ora e 10 minuti si arriva giù a Monza Umano Terme, ma ci si arriva anche molto, ma molto prima. Cioè non è tanto la distanza, scenderla poi ancora meglio. Poi c'è l'innesto 32, 30 minuti, bivio Crotta Giusti, che io devo andare in quella direzione lì, infatti faccio il sentiero 32. E se continuiamo di qua, si può ritornare anche a Monza Umano Terme in 1 ora e 20. Adesso comunque io mi fermo a mangiare uno snack e poi c'è il T-Rex che mi avvisa di bere acqua e io ne approfitto anche per mangiare una barretta proteica perché qui di calorie fare questa salita qui ne ho bruciate abbastanza. Poi devo dire anche che non sono soltanto il chilometro e 400 metri, ma ne ho fatti già quasi 5 per arrivare all'inizio sentiero. Qui c'è una vista da qui si può ammirare veramente una gran parte. Guardate che bello. Là è verso il Padule. Si intravede anche un po' di Apuane, il Monte Serra. Barretta Decathlon, cereali e banana e cioccolato. E poi si beve anche del latte. Quello non guasta mai. Questi sono senza dubbio i resti delle mura per accedere qua. In pratica questa doveva essere la strada vecchia che poi la sera veniva chiusa. Magari c'era un portone in legno. Ora lì c'è cresciuta l'erba, ma sicuramente ci sarà una strada. Magari veniva percorsa con gli asini e con i carretti. Adesso facciamo un po' di salita e poi dopo il sentiero va tutto in discesa. Speriamo di non trovare erba alta perché con questo caldo è facile trovare anche le zecche. Io non ho preso neanche lo spray, me lo sono dimenticato. Quindi devo stare tanto attento e poi magari devo dargli una bella controllatina ogni tanto per vedere se vedo qualcosa di sospetto. Beh, era un pensiero che non trovassi qualche ostacolo. Se non trovi nulla, troppo facile. Qui siamo alla fine del paese, qua su di Monza Umano Alto. Qui si potrebbe fare il giro, ritornando poi alla prima torre. Invece noi bisogna andare in giù. Ci
cioè dicevo, qui svoltando a sinistra si potrebbe fare il giro di Monsumano Alto, è un piccolo giretto, mentre noi ora scendiamo in questa direzione qua. Andremo anche noi a fare un giro intorno a Monsumano, soltanto che siamo a metà tra la pianura e la massima altitudine qui del paese, qua su. Qui siamo sui 330 metri circa, dove mi trovo adesso io. E qui si scende. Si capisce da tutti questi sassi che qui un tempo era una cava. Poi ci sono tutte queste rampettine, perché questo è anche un percorso che si fa in mountain bike, solo che secondo me, giudicando dalla pericolosità che può essere con tutte queste rocce, io lo consiglio a chi è veramente un professionista di mountain bike, perché è pericoloso. Qui se caschi e batti contro un sasso o una parete rocciosa qua ti ammazzi, altro che ti fai male e basta. E qui siamo giunti alla seconda porta, perché c'è una porta in ogni paesino o montagna, c'è la porta d'entrata e quella d'uscita. Guardate che vista! Allora, questo si chiama Arco di Mariola. Che vista da qua! Se non erro, quello dovrebbe essere Monte Vettorini. Dovremmo essere vicini anche alla cava rossa e alla cava bianca, che dovrebbero essere qua sotto. Noi ora andremo un po' a diritto e poi faremo il giro verso sinistra, per poi andare proprio in direzione cava rossa e cava bianca. Sarà un bel giretto. Un po' di fresco ci vuole, eh. Qui ragazzi, non so se vi ricordate, diciamo che era marzo-aprile, venni con Omar e poi siamo arrivati qua in fondo, che io dissi, vediamo un po' se Omar decide di tornare indietro, cioè di finire il trekking o di proseguire qui a destra, c'è una strada, un sentiero che proseguiva a destra.
e lui decise che per lui era già troppo. E io poi, non so se vi ricordate, disse poi riproverò un giorno, magari verrò da solo e farò quest'altro tratto. Per l'appunto ho disegnato la traccia GPX caricata nel telefono, quello che uso come navigatore, e oggi faremo questo giro. Vedete, in pratica lì c'è l'asfalto. E noi da lì abbiamo terminato il nostro trekking quel pomeriggio. E invece oggi si continua per questa direzione qui. Questo tratto qui non l'ho mai fatto, ma probabilmente guardando sulla traccia mi dovrebbe portare nei pressi della cava rossa e quell'altra bianca, che infatti voglio fare quella oggi. Che spettacolo! Qui bisogna stare attenti perché si può scivolare. E io adesso ho le scarpe quelle un po' consumate. Vediamo un po' come si difendono anche con un tratto. Questo è proprio in discesa da mountain bike, ragazzi. Allora, il segreto per non scivolare bisogna scendere in questa posizione qui, di traverso, perché in questo modo qui avrete meno difficoltà anche a scendere e, cosa molto importante, non scivolate al sicuro. Questo percorso, se non erro, l'ho fatto con Omar. Nel 2019, quando siamo andati da Monsummano praticamente dalla Cava Rossa si è preso per Monte Vettorini. Qui comunque ce n'è molti di sentieri, c'è l'imbarazzo della scelta. Vediamo un po' se non do... mi sa che dovevo svoltare. Ah, perfetto. Lui dice che ho deviato, ma guardate, il salto c'è qui. Bello, questo sentiero. Allora, in pratica questo qua mi dovrebbe portare alla Cava Rossa. Sì, ma sicuramente questo qui è quello che ho fatto già con Omar. Soltanto che l'abbiamo fatta nella direzione opposta per andare verso Monte Vettorini, oppure siamo passati da quell'altro sentiero qua sotto. Ma adesso non mi ricordo, sono passati già 3 anni. Qui mi dà già fine tracciato 2 km e 360 metri circa. Bello esagerato questo sentiero. Parte un po' in discesa, un po' con queste foglie, bisogna stare attenti. Poi c'è questi moscerini che ti si infilano nel naso. Però devo dire che è bello, L'unica cosa, ragazzi, quando fate trekking non strafate mai, magari vedete che è percorribile bene, si può anche correre. Ecco, mi sa che l'altra volta con Omar si è fatto quel sentiero lì, che si vede anche questo tratto dove sono adesso io, e mi sembra che si disse anche chissà dove porta, adesso lo so. Sì. Ci siamo, ci siamo.
Sì. Noi, io e Omar si fece questo tratto qui e si continuò di qua. Bello, bello, bello questo pezzo qua. Peccato che non c'è nessun segnale, quindi o ti ricordi a occhio oppure... Vabbè, tanto sto registrando la traccia, se qualcuno gli interessa farla, magari mi può tranquillamente contattare e vediamo in un modo o in un altro di fargliela avere. Poi chiaramente ci sono dei tratti anche sulla traccia, non li sto neanche a levare. Per dire, io sono arrivato, vi faccio un esempio, sono arrivato fino al cartello lì e poi sono tornato indietro. Sono andato là per un semplice motivo, avevo da fare un bisogno e quindi magari sono uscito un po' fuori dalla traccia e poi sono tornato indietro. Ma tanto è mal di niente, non è che vi faccio fare un chilometro per tornare indietro. Guardate che parete. Che spettacolo, ragazzi. Stavo guardando in giro perché qui non c'è una zona neanche per montare, non c'è un punto pari per montare la tenda. Vabbè, se vuoi montare la tenda, puoi tranquillamente arrivare alle cave. L'unica cosa, ti devi un po' allontanare dalla parte dove si arrampicano, perché se crolla qualcosa ti casca addosso. C'è scritto qui? Calcare selcifero della Val di Lima. In pratica siamo quasi arrivati alla cava rossa. Anche perché mi dà 2 km a fine tappa, quindi non può essere altrimenti. Ora non appena arrivo alla cava, stacco anche questo navigatore perché tanto non mi serve più. Diciamo che non mi servirebbe neanche adesso, perché era il tratto quello nuovo che non volevo sbagliare. Bello, bello. Guardate che spettacolo di visione che si può ammirare da qui. Non sembra neanche di essere a Mulsumano Alto, sembra di essere proprio in montagna, sopra i 1000 metri. Invece siamo appena a 150 metri d'altezza. Sì, quella lì è Monte Vettorini. Comunque anche qui è un posto parecchio rammentato, per fare le arrampicate. È un posto che chi ama fare questo tipo di sport fa chilometri per arrivare fino qua. Perché è veramente bello questa parte qui, questa parete che c'è qui, che è chiamata la... E ora mi viene in mente il nome, ma fino ad ora lo sapevo, la parete quella rossa, via, tanto per intenderci. Sì, questa è la strada che abbiamo fatto io e Omar nel 2019, lo ricordo sempre. Noi siamo passati di qua perché il sentiero è segnato lì. Comunque, questa qui. Ora c'è il tratto che è tutto a diritto, svoltando qua a destra, si va tutto a diritto e si arriva alla cava rossa, ecco, non mi veniva il nome. Che spettacolo! Beh, riprendiamo direzione cava rossa. Oggi tutte donne sui sentieri ho incontrato. Addirittura a me ce n'è un'altra di ragazza, ma sicuramente non deve essere neanche di qua perché
non conoscevo la zona. Beh ragazzi, siamo arrivati al bivio. Di là si può anche tranquillamente andare sull'asfalto se uno vuole tornare indietro, ma io vado di qua e vado verso la Cava Rossa. Quest'ultima ragazza che ho incontrato quassù sembrava quasi aver paura. Infatti gli ho spiegato che di qua si andava, in pratica si andava alla Cava Rossa. Lei è andata, da quanto mi ha spiegato, è andata alla Cava Bianca. E poi ti avessi fatto vedere come scendeva, sembrava proprio di avere un serial killer dietro invece che me. Vabbè, oh, giustamente quando non si conoscono le persone sa anche paura. Poi quella poverina era una ragazza. Allora ragazzi, torniamo al nostro trekking e adesso si va alla Cava Rossa. Ora lo spengo. Eccoci qua, Cava Rossa. Abbiamo visto anche la Cava Rossa, anche se l'abbiamo già vista altre volte. La galleria, non so quello che si potrà vedere, ho attivato il flash ma purtroppo è buio, anche se dura poco. Adesso andiamo alla Cava Bianca. Dire che qui di gente ce n'è, lo sapevo di trovare gente, perché con una giornatina così, poi tra l'altro oggi è anche sabato. Non so voi quando vedrete questo video, però ne valsa veramente la pena di venirci qua. Siamo quasi arrivati, Cava Bianca è praticamente qua dietro. Sì, qualcuno c'è anche qui.
Via, proseguiamo il nostro cammino, trekking più che altro, e andiamo tutto in direzione fine. L'altra volta mi sembrava che ci fosse un'altra stradina bellina per qui. Non mi ricordo neanche se è questa qua, che poi scende e poi sale. Qui c'è un po' troppa gente, stoppiamo. Eccola qua la strada che dicevo io prima. In pratica sale e scende. Cioè eviti di fare l'ascesa lì tra le rocce, che ho già fatto un'altra volta. Poi tanto il sentiero si congiunge lo stesso sempre lì, solo che questo mi piaceva di più anche come in registrazione di traccia. Mi piace molto più percorribile a livello of trekking. Siamo esattamente a 4 km fino adesso. Ora chiaramente io ho i dati senza le pause automatiche attivate, quindi mi dà 1 ora e 44 minuti di attività, ma non l'ho mai stoppato, l'ho stoppato una volta solo all'inizio, perché avevo da settare l'altimetro, poi per il resto non l'ho mai stoppato. Prima stavo pensando che, giudicando questo trekking e farlo a Montesino Alto, ma 150.000 volte Monte Umano Alto, è tutta un'altra cosa, ragazzi. Qui sono veramente dei sentieri che, guardatela, cioè sono proprio belli. Poi sei tra le rocce, cioè sembra di essere proprio in montagna. Non voglio citare posti per non fare confronti, però sembra proprio di essere in montagna. E qui siamo arrivati alla fine qui di questo tratto. Allora, qui ci dovrebbe essere serpente. Qui un tempo ci venivano i camion per caricare le pietre. Infatti, come potete vedere, c'è un piazzale. Adesso seguiamo i segnali. Uno è qui e l'altro è qua. Niente. Qui, ragazzi, è un posto che uno potrebbe anche passarci la notte in tenda. Qui c'è un tratto che io provai nel 2018. Provai a scalarla, poi arrivai a un punto che tornai indietro. Ho fatto un altro spuntino proteico, un'altra barretta e ho bevuto dell'altra acqua. Non so se sentite questo ronzio, è un drone che
è velocissimo. Praticamente c'ha il visore agli occhi per comandarlo e poi c'ha il controller in mano. Ma è velocissimo, anche quando è partito da fermo per arrivare a una certa altezza, pochissimi secondi. Ma come un missile. Non ho mai visto un affare del genere. Via, noi ci stiamo avvicinando alla fine di questo bellissimo anello, che devo dire che oggi ne è valsa veramente la pena percorrere, anche se sono pochi i chilometri, ma con una giornatina così c'erano due varianti: o andavi al mare o andavi a camminare. E io sapete benissimo che il mare lo metto sempre come secondo posto. Al mare ci vado a fare una girata quando non ho intenzione di fare nessun allenamento. Allora, qui siamo arrivati in un altro bivio che anche a intuito si sa benissimo che bisogna andare a destra. Adesso percorriamo questo piccolo sentierino fino a che non finisce e inizia la strada bianca fino a, diciamo, dove avete visto all'inizio video i primi cartelli, dove dicevo che poi avrei finito il mio giro d'anello in quel tratto, in quel punto lì. Siamo giunti anche alla fine, dove c'è anche un trattorino qui che sta transitando. E questa è la strada che, proseguendo tutto a diritto, arrivi alla fine di questo sentiero, di questa bellissima giornata. Guardate che vista che c'è qua su. Nel frattempo che mi sto dirigendo verso la fine di questa tappa, di questo tracciato, via, tiriamo qualche conclusione. Allora, ragazzi, io la consiglio a tutti. È chiaro che ci vuole un minimo di allenamento perché all'inizio c'è da fare una salita abbastanza con un bel dislivello e quindi se non siete allenati vi faranno male sicuramente le gambe e i polpacci. Se poi non siete allenati e la volete lo stesso fare, magari potete fare anche così, vi fate accompagnare fino alla torre di Monsumano Alto e da lì iniziate, che poi tanto è tutto bene o male, c'è qualche salitina, ma è tutta tranquilla, è quasi tutto in discesa. Farla nella direzione come l'ho svolta io. Oppure, se vi va di farla come l'ho fatta io, dall'inizio alla fine, e siamo sui 5 km e 300 metri adesso, potete anche provare a farla. Chiaramente, ora io probabilmente lascerò la traccia GPX sul mio account di Wikiloc, che troverete qui sotto in descrizione. Non ci fate caso sui tempi, perché qui 2 ore sono comprese di pause. Io la pausa automatica l'ho tolta perché non mi interessava averla, come ho detto anche in altri video. Poi magari ci sta che la rimetterò. Per il momento è disattivata, quindi vedete voi. Vi ho già detto che io ci ho messo 2 ore per farla, compreso di fermate, quindi voi se vi fermate anche meno la fate in meno di 2 ore. E poi dipende anche dal minimo di allenamento. Poi io ho incontrato persone, mi sono fermato a chiacchierare, ho bevuto acqua, mi sono fermato a mangiare le barrette e quindi ogni po' mi fermavo. Poi sapete anche voi, quando uno fa un video a volte va avanti, poi torna indietro, poi fa delle foto e si ferma sempre. In pratica faccio due cose contemporaneamente.
E siamo giunti, come avevo detto all'inizio di video, a questo punto qua. Spero che vi ho tenuto compagnia con questo video. E naturalmente, se non l'avete neanche ancora fatto, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube. Qui c'ho due persone, quindi non tutti sanno che quando parli a una telecamera lo fai per lavoro o per altre cose. Quindi, vabbè. Fermiamo tutto a 5 km e mezzo. Allora, come stavo dicendo prima, siamo arrivati anche alla fine di questo bellissimo anello del 32 a Montsumano Alto. Se anche questo video vi è piaciuto e non l'avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al mio canale. E per non perdere neanche un altro dei miei video che arriveranno in futuro, attivate anche la campanellina. Tanto iscrivendovi al mio canale non pagate niente, non c'è nessun abbonamento, quindi andate sul tranquilli. E vi saluto. Ciao a tutti, alla prossima!